Benvenuti, abbiamo con noi oggi l'avvocato Valentina Frediani dello studio legale Frediani, cui diamo il benvenuto. Buongiorno Valentina. Buongiorno. Vogliamo parlare di che cosa succede quando un computer di un nostro cliente viene rubato, computer che noi gestiamo mediante un qualsiasi applicativo di management dei computer. E in particolare ci chiediamo, anzi chiediamo a Valentina, quali informazioni relative al computer e in particolare al ladro del computer noi possiamo fornire all'autorità competente senza violare privacy, riservatezza o comunque altre normative? Mi spiego meglio. Di solito c'è un agente a bordo della macchina gestita, un piccolo software, che via internet si collega al server centrale e tramite il server centrale si effettua effettivamente la gestione. Quindi nel momento in cui il computer si collega a internet, l'agente si connette al server centrale, cominciano a scambiarsi informazioni e il server dice all'agente che cosa fare, eccetera, eccetera. Ebbene, quando un computer viene rubato, molto spesso viene connesso a internet. Quindi l'agente si collega con il server e questi cominciano a comunicare. Quindi è chiaro che noi possiamo raccogliere una serie di informazioni relative, al computer. Sicuramente possiamo raccogliere l'indirizzo IP, ma possiamo anche andare oltre. Possiamo, per esempio, intercettare le credenziali di accesso, a Messenger o a Facebook, perché in effetti, per quanto possa essere assurdo, a me tre persone diverse hanno raccontato la loro esperienza diretta di ladri che sono stati così stupidi da collegare il computer internet e come prima cosa collegarsi o a Facebook o comunque altre piattaforme che richiedessero, le credenziali. Io posso anche decidere di fare una foto, per cui diciamo, tramite il server centrale dico al client di fare una foto dell'utilizzatore in questo momento e poi scarico la foto, cioè mi faccio recapitare la foto, eccetera, eccetera. Ecco, il quadro penso che sia chiaro. Io ho continuato a dire possiamo, 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 ma questo è un potere dal punto di vista tecnico. Quello che invece vogliamo chiedere a Valentina è che cosa di tutto questo possiamo fare dal punto di vista legale? Allora, intanto occorre fare due premesse sostanzialmente sulla situazione che si prospetta, e cioè la privacy, la normativa in materia di privacy non la applico laddove io debba esercitare un diritto a livello defensionale. Questo vuol dire tradotto che se io devo produrre delle prove a livello giudiziale o consentire un'identificazione a livello di denuncia alla polizia postale, non sono tenuto a tutto quel rispetto della privacy alla quale sarei tenuta ordinariamente. Poi c'è un altro aspetto, cioè dipende da chi esercita questa facoltà informatica di poter andare a identificare, perché se è il soggetto che ha subito il furto e quindi il titolare diretto della macchina, allora può tranquillamente andare a reperire l'IP, può tranquillamente andare eventualmente anche a fare una fotografia proprio perché esercita quel diritto defensionale di cui parlavamo. Cosa molto diversa è se deve intervenire una società terza che ha le capacità tecniche per procedere al recupero di determinate informazioni atte all'identificazione, perché nel caso di specie sostanzialmente si muove come un investigatore privato e quindi deve rientrare in determinati parametri e con determinate deleghe che a monte devono essere fornite dal soggetto danneggiato. Fatte queste due premesse, quanto effettivamente si possono andare a reperire determinati dati? Allora, il principio generale è io posso andare a ricercare il dato IP, io posso fare una fotografia o posso raccogliere degli elementi limitatamente a quella che è l'identificabilità del soggetto che mi interessa sostanzialmente andare a reperire. Mi spiego, non posso prendere possesso di una macchina al punto, benché sia la mia macchina, al punto di andarmi a sostituire in una possibilità di accesso tramite credenziali o piuttosto verificare che cosa sta digitando sulla tastiera, perché è una tipologia comunque di invasività che non è proporzionata allo scopo. Il mio scopo è andare a rintracciare il soggetto che ha commesso il reato, non è quello di andare a fare un trattamento dati, diciamo, che va oltre lo strettamente necessario. Quello che posso fare quindi non è solo l'IP ma è anche una fotografia, tenendo conto che non è detto che il soggetto che si sta in quel momento collegando con la macchina sia in realtà il soggetto che ha effettuato il furto, perché magari la macchina è stata oggetto di ricettazione, quindi potrebbe essere un soggetto terzo, i cui dati comunque in quel momento, non essendo il soggetto direttamente reo, devono in qualche maniera essere tutelati, per cui io mi devo a un certo punto limitare a raccogliere lo strettamente necessario, a identificare in maniera diretta il soggetto e a identificarlo a livello territoriale, per poi consentire una rintracciabilità alla polizia postale.
Ok, sebbene la ricettazione costituisca violazione del codice penale. Bisogna comunque. vedere se c'è ricettazione. Ok. Senti. Non è detto, nel senso che io magari sono un soggetto che acquista tramite eBay o un altro network di acquisto, magari ho pagato la macchina per un costo originale, non con un deprezzamento che può aver fatto scattare in me il dubbio che ci sia ricettazione, e quindi magari io sto dormendo tra due cuscini tranquillamente, non so assolutamente che la macchina sia ricettata. Chiaro. Mi permetto di dire che a questo fine Prego. Probabilmente... Il fatto di proteggere una macchina, di adottare anche delle precauzioni a monte, in modo che chi sostanzialmente la va a rubare, essendo che evidentemente non è un esperto informatico se si collega a un network come le statistiche ci dicono, proteggerla già a monte può essere una modalità per evitare in qualche maniera che ci sia un'invasività da parte del soggetto che ne fa uso, anche se l'interesse nel caso di specie è che accidenti. Poi lo si possa identificare in qualche maniera. Chiaro, chiaro. Scusa, Valentina, chiarissima come sempre, una puntualizzazione per i nostri colleghi che fanno questo lavoro relativamente al primo caveat, se non sbaglio, che tu hai tirato fuori. Quindi la nostra, chi eroga il servizio, quindi chi non è il soggetto che ha subito il furto, come può effettivamente fare queste operazioni senza diventare un investigatore privato? Scusami l'imprecisione. Deve avere a monte una delega direttamente dal soggetto che ha subito il furto. Okay. E poi comunque deve mantenersi in criteri di ricerca che sono parificabili D'accordo. A quelli dell'investigatore privato. Questo è chiarissimo. E quindi ci deve essere un principio di continenza, cioè mi devo limitare allo strettamente necessario come richiesto dal soggetto che ha subito il furto. Un'ultima domanda, Valentina. So che qui entriamo un po' nel tecnico. Questa delega può essere preventiva, mi spiego. È possibile configurare il nostro sistema di gestione in modo che automaticamente al primo eventuale accesso da parte del ladro questo avvenga? Scusa, tutta questa operazione di cui stiamo parlando. Sì, questo. Non è tanto il discorso di delegare a monte, perché se tecnicamente in maniera automatica la macchina fa questo tipo di operazione, non è tanto l'avviare la modalità di reperimento del dato, è la visualizzazione, cioè a chi vanno Chiaro. Queste informazioni. Perfetto. Se la macchina lo fa in automatico e vanno direttamente al soggetto che ha subito il furto, il problema non si pone nemmeno, perché non è chi materialmente lo fa o chi dà l'avvio tecnico. Se invece è la società terza o chi interviene a livello di fornitore per l'identificazione dei dati, la delega deve essere di volta in volta, perché è una delega finalizzata all'esercizio poi di un diritto in sede giudiziale. Chiaro. Bene, io Valentina ti ringrazio. Concluderei dicendo che il mio consiglio da tecnico è, una volta raccolte con i giusti crismi tutte le informazioni, lancerei un bel format o comunque diciamo una cancellazione dei dati a più basso livello. Valentina, ho il tuo avallo, va bene che una volta presi i dati distruggiamo la macchina in modo da salvaguardare quei dati del mio cliente che dovessero essere sulla macchina? Allora, quello indubbiamente, perché comunque il soggetto che originariamente ha inserito i dati su quella macchina li deve proteggere proprio ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy e altre normative se magari c'è un know-how sopra. Bisogna ovviamente stare attenti, perché potremmo far valere in giudizio anche dei diritti relativamente all'abuso che viene fatto di quelle informazioni. Noi abbiamo parlato probabilmente di una figura che commette un furto per la sola finalità di avere la macchina, ma ci sono dei furti, specialmente in ambito aziendale, che possono avvenire per andare a carpire delle informazioni aziendali. In quel caso mi interessa vedere che tipo di accesso è stato fatto e come è stato svolto. Okay. Perfetto. Valentina, grazie mille. Valentina Frediani, dello studio legale Frediani. Grazie a voi, buona giornata.